C'è un'immagine tra le foto di Un mondo in cambiamento, la mostra del National Geographic, Genus Bononie, che trovo particolarmente adatta, particolarmente adeguata a questo periodo strano che stiamo vivendo, questo periodo difficile, perché è un'immagine di speranza, è un'immagine di rinascita in qualche modo. È una foto di Sebastián Liste, che è un giovane fotografo spagnolo, 35enne, che nel 2017 ha avuto l'occasione di fotografare il primo matrimonio celebrato in un grande albergo di Aleppo in Siria dopo la fine dell'assedio e dopo la fine dei bombardamenti. Ci sono questi due sposi al centro della scena con queste luci estremamente soffuse e tre ballerine che gli girano intorno. È un momento, come dire, un momento di gioia, un momento di gioia e di rinascita all'interno di una città devastata dalla guerra civile in Siria. Una delle cose poi che trovo straordinarie e sensazionali è che in qualche modo ci toglie una serie di pregiudizi sul mondo medio orientale, no? Su le donne coperte col velo, eccetera. In questo momento, in questa festa, anche nel privato, nel chiuso di un albergo, ci sono queste ballerine e nessuno che porta un velo, insomma è una, come dire, ci apre questa immagine una finestra su un mondo che non conosciamo per niente e allo stesso tempo, come dicevo all'inizio, è una particolare immagine di speranza che forse fa bene anche a tutti noi in questo periodo.